Misure precise e affidabili concorrono non solo allo sviluppo economico di un paese, ma anche al miglioramento della qualità di vita dei suoi cittadini. La metrologia, o scienza delle misure, che nel secolo scorso ha contribuito al progredire dell'industria e, in generale, del sistema produttivo ed economico, affronta oggi le grandi sfide globali poste dai problemi legati alla salute, alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente, alla ricerca e disponibilità di risorse energetiche sostenibili. Per far fronte a queste nuove sfide, che spesso superano le capacità delle singole nazioni, gli istituti metrologici di tutto il mondo collaborano oggi sempre più attivamente a progetti di ricerca comuni. In Europa, la cooperazione tra istituti è coordinata dall'organizzazione sovranazionale EURAMET. L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ha di recente costituito una divisione di metrologia per la qualità della vita, con il compito di sviluppare ricerche su tematiche relative alla salute, al cibo, all'energia e all'ambiente. È un privilegio essere qui e grazie al professor Massimo Inguzio per invitarci. Per quanto riguarda la salute, uno dei temi strategici del prossimo decennio, la metrologia può fornire il suo sostegno nello sviluppo di tecniche diagnostiche e terapeutiche più efficaci e sicure. We're also fortunate that there's some incredible new technologies coming along, things like regenerative medicine. Negli ultimi anni, l'Istituto di Metrologia ha collaborato con altri istituti, università, ospedali e centri di ricerca medica a progetti su metodi diagnostici basati sulla risonanza magnetica e gli ultrasuoni. Ha compiuto studi nel campo della biosensoristica grazie a consolidate esperienze nelle nanotecnologie, nella scienza dei materiali e nelle tecniche di misura per le scienze della vita. Altro nuovo campo di indagine è la metrologia alimentare, attraverso la quale si forniscono strumenti di analisi e riferibilità di misura agli organismi preposti ai controlli sulla sicurezza alimentare. Il tema, assai sentito in Italia, ha portato l'INRIM a stringere collaborazioni con istituti di ricerca di paesi emergenti, ad esempio il National Metrology Institute del Sudafrica. Many times we don't talk about the contribution that the developed countries has made to our countries in the developing world. In ambito energetico, l'INRIM è impegnato su due fronti. Da una parte vi è la necessità di sostenere lo sviluppo delle moderne reti di distribuzione dell'energia elettrica, dette smart grid, contribuendo allo sviluppo di sistemi di monitoraggio e controllo in grado di migliorare la qualità del servizio, evitando difetti di funzionamento e blackout. So a smart grid is a sophisticated grid with a lot of measurement moments because you have to assess the situation of the grid all the time. Un secondo fronte è quello delle misure termofisiche e chimiche di fluidi e miscele. Le competenze dell'INRIM sono fondamentali negli attuali impianti di gas naturale liquefatto, al fine di identificare additivi e contaminanti e nella realizzazione e distribuzione di prodotti ottenuti da bioraffinerie. Negli studi sui mutamenti climatici e sull'inquinamento ambientale, la metrologia svolge oggi un ruolo di grande responsabilità. Decisioni di notevole impatto economico, compiute dai governi a salvaguardia dell'ambiente, si basano infatti su scenari e tendenze delineati anche grazie al contributo della scienza delle misure. I think one thing about the future for environmental measurements is that it's going to be very, very heavily influenced by what we call citizen science. L'INRIM è impegnato in progetti che studiano le cosiddette variabili climatiche essenziali. L'obiettivo è fornire misure sempre più accurate e affidabili che siano di ausilio agli studi sull'andamento del clima.